L'assassinio di Giulio Cesare, evento cardinale nella storia della Repubblica Romana, è stato reso semplice e alla portata anche ai profani del diritto romano attraverso la presentazione del libro di Orazio Licandro, in cui l'autore e Ivo Flavia Bela hanno raccontato del recente ritrovamento di una tavola su cui è inciso l'elenco delle liste magistratuali del 45-44 a.C., anni in cui maturò e si realizzò la congiura contro Cesare e che pone in discussione il disegno del generale di instaurare la monarchia a Roma attraverso la dittatura. Non c'è solo l'attualità della vicenda, della politica, dei giochi della politica per far fuori gli avversari, ma ci sono anche dei nuovi documenti trovati recentemente che appunto gettano nuova luce o spingono verso una revisione appunto di ciò che da 2000 anni si dice attorno a uno dei personaggi più famosi della storia dell'uomo e comunque vittima di un omicidio politico eccellente, appunto Giulio Cesare. Parlo di un'iscrizione trovata qualche anno fa che appunto ci dà nuove notizie, nuovi dati sulla dittatura cesariana e quindi permette questa iscrizione, questa tavola di marmo, di rivedere un po' ciò che ci è arrivato attraverso gli storici di tradizione manoscritta, insomma Appiano, Plutarco, lo stesso Cicerone, Cassiodione e via dicendo. La vicenda di Cesare, come poi ogni altra grande vicenda della storia e della politica, è sempre attuale perché i meccanismi non sono dissimili da quelli di oggi. In questo libro io tratto anche della propaganda. Cos'è la storia? Quella che noi consideriamo storia. La si può, come dire, interpretare da punti di vista diversi. Allora, qual è la realtà? A La realtà è sempre diversa. Si seconda dell'angolo di visuale da cui la si guarda. tratta di un testo molto impegnativo, ma nello stesso tempo un testo che può essere sicuramente letto anche da chi non è espressamente un addetto ai lavori. Quindi una bella esperienza di lettura.